Bufale, complotti, fake news. Noi non ci stiamo. Le cooperative di giornalisti sono al tuo fianco per garantire un'informazione puntuale e corretta. In edicola, alla radio, in televisione, sul web. Diciamo grazie a chi ci aiuta. La cooperazione non si ferma. Alleanza Cooperative Comunicazione. Veneto a bassa contagiosità. Il Veneto non è ancora una regione a contagio zero, come dimostrano i 21 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Ma comunque l'andamento dei dati estremamente positivo consente di inserirlo nella fascia di regioni a bassa contagiosità. Lo hanno spiegato i vertici della sanità regionale. Raid incendiario nella notte, fiamme presumibilmente dolose nella notte, poco prima delle 3, nella cava di ghiaia di Santa Maria Maddalena all'inizio della strada Arginale. Due grandi escavatori bruciati dalle fiamme, si indaga. Movida sì, stupidità no, giusto voler tornare a vivere, benissimo la movida, ma no alla stupidità. L'appello del sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo ad usare la mascherina e a mettere in campo senso di responsabilità. I primi 22 superplateatici autorizzati dopo le verifiche di polizia locale e tecnici, i primi 22 superplateatici a costo zero per i locali del centro cittadino. In tutto sono una quarantina le domande arrivate in comune, entro lunedì saranno tutte autorizzate, dice il sindaco. Morte sulla strada, l'addio. Si terranno nella mattinata di domani nella chiesa di Beverare i funerali di Andrea Callegaro, 46 anni, di Lendinara, morto nella serata di mercoledì nell'incidente avvenuto tra Lendinara e San Bellino. La sua auto si è capottata in un fossato. Porto Aviro riparte. Una delle città più attive dove si respira maggiore ottimismo per la riapertura è Porto Aviro. Le attività sono state profondamente rinnovate, igienizzate con percorsi sicuri e dispositivi di protezione. Si torna in consiglio vero. A Lendinara il consiglio comunale torna a riunirsi in presenza, modalità preferita con tutte le misure di sicurezza a quella online. Ancora troppo presto però per aprire le porte al pubblico. Prevale la cautela.